Iro, su. Ma ciao, ti hanno riconosciuto stamattina. Ciao, Ne. Allora, stamattina siamo scesi dall'albergo per andare a fare una passeggiata, per iniziare a fare una passeggiata qui a Livigno. E c'erano con noi, sono usciti praticamente con noi due ragazzi toscani, anche loro con un cane, due ragazzi di Firenze. E parlando, praticamente hanno riconosciuto lui. No, uguale, tanto uguale lui. Ma impressionante! Adesso. Come avete visto, ho dovuto interrompere il video perché c'è in giro per l'Italia, c'è ormai un fans club di Iro e si è avvicinato un altro cane a chiedergli l'autografo. Avete visto già Iro come fa il divo un po' schivo nei confronti dei fan. Comunque, dicevo, c'erano questi due ragazzi toscani, due ragazzi di Firenze, una coppia di Firenze, che ci siamo fermati a parlare e fa: no, ma sai, sentivamo la voce ieri a cena mentre parlavi, eccetera. E, ma tu sei quello del video? E, hanno visto un paio di video che mi hanno citato, un paio di video miei. E fa: sì, ma allora lui è Iro. Niente, ho deciso che comunque da oggi io avrò un agente a parte che non sarà più quello di Iro. Iro non sarà più comunque il mio agente. Separeremo le carriere e cercheremo entrambi una carriera da solista, visto che qua dove si va, riconosco in te. Questo qua era Iro sulla Croisette. Vabbè, dai, ci facciamo sta giornata in montagna. Ciao, Ne.